A che serve il Green Pass quando puoi entrare illegalmente in Francia dal buco di viso? Cazzo, sta iniziando a piovere. Dobbiamo sbrigarci. Bene, qualcosa mi dice che non potremo più andarci. Mi chiamo Davide e ho da poco aperto questo canale YouTube dedicato al trekking e ad avventure di vario tipo. Qui troverete le migliori storie di montagna, ma anche tanto, tanto disagio. Questa volta vi porterò con me sul Giro del Monviso, un trekking di 35 km in Piemonte che avvolge la vetta più alta delle Alpi Cozie, il Monviso di 3841 metri. Essendo dei poveri studenti con le tasche bucate, percorreremo questo giro in tenda, cercando di completarlo in 2 giorni. Sono qui con Stefano, forse vi ricordate di lui dal Vivacco Molino, ma lì non ha espresso la sua vera natura, che vedrete invece in questo video. Stefano, che fai? No! Io e Stefano andiamo d'accordo per 2 motivi. Il primo è che siamo entrambi squattrinati, quindi cercheremo di spendere il meno possibile per questo viaggio. Il secondo è che abbiamo gli stessi identici gusti culinari e quindi potremo dare sfoggio delle nostre skills da chef di montagna. Lo chef presenta i quadrettini in brodo e in salsa di maccheroni. Partiamo da Castello, frazione del comune di Ponte Chianale, in Val Varaita. Sono le 12 del giorno 1. Il primo scoglio da superare è il passo di San Chiaffredo, distante da noi 1200 metri di dislivello. Passato tanto tempo dall'ultima avventura in tenda, ammetto che non sono più abituato a portare uno zaino così pesante e la prima salita si fa sentire. Salendo di quota, il bosco lascia spazio ad un ambiente più aperto, dove la pietraia diventa vera protagonista. Quanto posso odiare la pietraia? Ste, ma perché stai salendo dal canale? Lì c'era l'acqua. E poi io seguo il gradiente. Raggiungiamo una conca dove sono presenti diversi laghetti alpini, in un'ambientazione pressoché lunare, giungendo infine al passo di San Chiaffredo. Sono le 16.30 e il programma prevede di superare il rifugio Quintino Sella e di piantare la tenda almeno al lago Chiaretto. Abbiamo ancora diverse ore di luce, quindi ce la dovremmo fare. Dopo il passo percorriamo un breve tratto aereo molto panoramico e subito giungiamo in vista del Quintino Sella e, dietro di esso, del Viso Mozzo. Al Quintino Sella in realtà abbiamo una persona speciale da salutare. Sì, sì, è proprio lei, Daria. Sì, sì, quella lì dei sandali. Che stile! Mentre Leoni da tastiera se la prendevano col suo modo particolare di fare trekking, lei sta fatturando al Quintino Sella. Buongiorno, Daria. Vorrei una birra media alla spina, questa è la mia carta di credito. Chi è quello furbo? No, no, niente schiuma, niente schiuma. Al Quintino Sella è ora di cena e quindi Daria deve andare a servire i tavoli. Traduzione per noi, ce ne dobbiamo andare. Ci manca un'oretta di discesa per arrivare al nostro posto tappa di oggi. Non un caldo rifugio, ma il lago Chiaretto a 2271 metri di quota. Incontriamo anche ciò che stanno servendo a cena al rifugio, ma noi stasera mangeremo qualcos'altro. È ora di piantare la tenda che scopriamo essere stata lasciata sporca, poiché è prestata a terzi. Puzza proprio di morte, ma che cazzo ci hanno fatto? Ci siamo trovati la tenda così. E Stefano decide di dare il meglio di sé, quando ha la fantastica idea di picchettare la tenda con un mattone di polenta da 0,5 kg. Ce lo potevamo aspettare. Buona. Stavo meglio. E niente...
La cena è servita. Il problema è che c'è solo un cucchiaino. Perché solo un cucchiaino. Ho dimenticato le mie posate. Cazzo. Però c'è un accendino. Giorno 1 passato. Giorno 2 del giro del Mondiso. Dal lago Chiaretto ci spostiamo in direzione Pian del Re. Iniziamo la camminata di oggi con un obiettivo in mente: cercare di chiudere il giro entro stasera. Il passo dovrà essere serrato e non dovremo avere contrattempi. Se ma che fai, no? Da Pian del Re iniziamo la salita verso il Colle delle Traversette, dove poco prima imboccheremo il famoso Buco di Viso. La salita consiste in 900 metri di dislivello su semplice mulattiera. Peccato che i muli siamo noi, almeno alleggeriti di mezzo chilo di polenta. Il panorama che si presenta ai nostri occhi è davvero unico, ed era da un po' che ricercavo un'esperienza selvaggia come questa. Mi sento come se la fatica sia ripagata ogni 100 metri di dislivello da un nuovo paesaggio inedito. L'ambientazione diventa nuovamente lunare e l'unico suono che si avverte è il nostro affanno. Giungiamo ad una caserma abbandonata e ci prepariamo ad attraversare il Buco di Viso, il più antico traforo delle Alpi. Devo dire che entrare in Francia in questo modo è una cosa da fare almeno una volta nella vita. Eccoci in Francia. Tremate, baghettari. Siete appena stati invasi. Oltrepassato il Colle delle Traversette, è il momento di scendere al Refuge du Viso, in pieno territorio nemico. Come si dice pietà in francese? Cazzo, sta iniziando a piovere. Non sbrigarci. Già, qua sta piovendo. Ora ci ripariamo sotto la tenda. Lo montiamo velocemente in quello spot. Ci siamo riparati a cazzo. Allora, adesso siamo usciti dalla tenda, l'abbiamo rimessa nello zaino e proviamo a scendere al Refuge du Viso, sperando che non ci diluvi addosso. Sentiamo i tuoni. Stefano ha il coprizaino con le cose importanti dentro. Io ho le cose che si possono bagnare, compresa la mia persona. Bene, andiamo. Sperando di non prenderci la pioggia. Abbiamo appena sentito il più grande tuono che l'ho mai sentito. Tra pochissimo saremo al rifugio. Vediamo un po' cosa fare. Siamo un po' nella nei guai. Bene, qualcosa mi dice che non potremo più andarci. Qualcuno ci dice che non dobbiamo passarci di là. Refuge du Viso. Grazie a Dio l'abbiamo scampata. Minchia, Pov, sei sul passo di Vallanta. Che storia. Eravamo convinti di chiudere il giro oggi, ma ci siamo dovuti piegare davanti al meteo. È proprio vero che la natura è molto, ma molto più potente di noi. Siamo entrati in Francia così carichi e strafottenti e adesso dormiremo in rifugio, dominati dal dio della montagna. Ma forse meglio così. Stavamo facendo tutto così di fretta che non ci stavamo godendo niente. Per quale motivo poi? Tutti sono seduti sui tavoli e invece noi siamo relegati a degli sgabelli. A degli sgabelli. La cosa divertente è che questi qua spendono 50 euro di mezza pensione e noi con 90 centesimi mangeremo molto meglio di loro.
siamo in Francia, ricordiamo. Lo chef presenta i quadrettini in brodo e in salsa di maccheroni della pasta fatta mezz'ora fa. Perfetto. Giorno 3. Ci manca l'ultimo sforzo per superare il passo di Vallanta e tornare finalmente a Castello. La giornata è perfetta e non potevamo chiedere di meglio. Alla fine la pazienza porta i suoi frutti. Mi piace credere che sia stato il nostro desiderio di finire questo trekking in fretta a portare quel temporale sopra di noi. Ci è stata chiesta una pausa e abbiamo fatto bene a prenderla. Salire al Vallanta così è stato stupendo. Anche il giro del Monviso è stato completato. E adesso ce ne torniamo a casa con diversi chili di polenta in meno nello zaino, disperse in parte su queste bellissime montagne.